Questa lezione sarà dedicata all'argomento del font e lettering. La parola font, che in realtà descrive il carattere che oggi si utilizza per scrivere, deriva dal verbo fondere ed ha origine dall'azione del fondere i caratteri mobili che venivano utilizzati per la stampa e che erano realizzati in metallo. Normalmente erano fatti circa così: avevano un corpo di metallo alla base, dove sopra c'era il nostro carattere praticamente in rilievo. Così, più o meno. E venivano tutti questi caratteri composti su una superficie, che era una cassetta di legno, che conteneva questi caratteri messi uno a fianco all'altro e che componevano le nostre parole. Ok? Una volta composta, tutta la pagina veniva inchiostrato sulla superficie il carattere di ogni tassello, di ogni font, poi sopra veniva poggiata la pagina bianca, un foglio di carta, e sopra ancora veniva appoggiata una tavola di legno che veniva pressata con una forza molto potente, e che permetteva di far trasferire l'inchiostro sulla superficie della carta, passando dal prodotto di metallo alla carta, veniva trasferito, e quindi automaticamente, una volta passata sotto la pressa, veniva fuori la nostra pagina con le nostre parole scritte. Quindi poteva essere una pagina di libro, di giornale o di qualsiasi altra cosa. Naturalmente oggi non è più così, esistono le stampanti, siamo passati ad una tecnologia digitale. Integrare questo argomento vi consiglio di andare su Rai Scuola e cercare il video su Google. Gutenberg, su Gutenberg e l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Ora, tornando al nostro argomento, abbiamo visto che il font in realtà, nel gergo odierno della grafica, praticamente rappresenta il glifo, ossia il disegno stesso del carattere. In questa sede non ci occuperemo sicuramente di disegnare un carattere che può essere digitato sul computer, perché avremmo bisogno di software specifici, però creeremo il nostro alfabeto personale partendo comunque dallo studio dell'anatomia del font e da quello di cui è composto. Vediamo ora. I font sono divisi in due grandi famiglie: la famiglia Serif e Sans Serif. Allora, serif e sans serif non significano altro che font con grazie e senza grazie. Che cosa significa? La grazia nel font praticamente è
se voi avete presente come è fatto un font, la grazia è praticamente questa parte qui del font. Ok? Quindi i font serif sono quelli con le grazie, il sans serif sono quelli senza grazie, quindi praticamente sono dei font che hanno il terminale del font fatto in questa maniera. Ok? Quindi la distinzione più grande è questa: font con le grazie e font senza grazie. Ora, i font con le grazie, oltre ad essere chiamati serif, possono essere chiamati con grazie oppure asimmetrici. Perché questo? Perché normalmente il font con le grazie, di solito, ha questa composizione, ha una superficie molto ampia di una parte del font e una superficie molto più stretta dell'altra parte del font. Quindi praticamente abbiamo un font che ha una asimmetria, quindi non hanno le parti del font simmetriche dello stesso spessore, ma hanno spessori differenti. Ok? Mentre invece il sans serif, ossia senza grazie, oltre ad essere chiamato senza grazie o sans serif, può essere chiamato simmetrico. Perché nel caso di questo font noi abbiamo una simmetria nello spessore del font, quindi la distanza che intercorre sempre nello spessore del font è sempre uguale, ok? Quindi questa distanza è sempre la stessa, quindi è simmetrico. In più abbiamo un'altra definizione, può essere chiamato a volte a bastoni. Questo perché naturalmente ha questa conformazione, come per esempio se vogliamo fare una F di un font sans serif, normalmente la F è fatta in questa maniera qua. Ok? Quindi è a bastoni.